Parliamo del tempo. Cos'è il tempo? Il tempo all'interno di una frase, all'interno di una lettura, sta a significare il diverso, la diversa velocità con cui leggiamo. Ovviamente è affidato a una sensibilità individuale, ma è paragonabile all'esecuzione di un pezzo musicale. Voi pensate che tempo modesto, tempo forte, tempo fortissimo, tempo lento, lentissimo, veloce, questi sono termini che sono stati mutuati direttamente dalla musica, sono i termini che trovate sugli spartiti, tra l'altro sempre in italiano, perché sappiamo che l'italiano è stata la culla della musica, quindi si è partiti sia con le note che con le indicazioni sugli spartiti da questa lingua. Quindi il tempo pure può essere lento, lentissimo, adagio, mosso, veloce, eccetera. Che cosa fa? Le variazioni di tempo in una frase oppure in un gruppo di frasi, in una lettura, non stridono mai fra loro, ma compongono un tutto armonico che suscitano emozioni e tensioni diverse nell'ascoltatore. Anche qui ci sono degli esercizi che potete fare, per esempio una frase che va letta in maniera molto lenta perché si deve sottolineare un aspetto intimo, un aspetto calmo, una situazione particolare, e invece una frase che viene, come dire, accelerata perché deve passare velocemente per poi ritornare magari a una lentezza. Il ritmo, che cos'è il ritmo? Il ritmo è dato dal succedersi degli accenti di una frase. Quindi, in questo caso possiamo rivolgersi un po' al mondo del doppiaggio. Nel doppiaggio ci sono dei segni, che sono delle sbarre così oblique, degli slash. Il doppiatore mette uno slash quando c'è una pausa breve, mette due slash quando c'è una pausa lunga. Adesso è importante conoscere il ritmo. Nel caso del doppiaggio il ritmo è quasi una cosa obbligata, perché il doppiatore deve tenere conto dei momenti in cui l'attore originale, quello in lingua originale, si ferma e non muove la bocca, e quindi per questioni di sincrono deve assolutamente rispettare quelle pause che fa l'attore originario. Noi invece possiamo, tramite il ritmo, sconvolgere totalmente quello che abbiamo detto al principio, all'inizio di questa chiacchierata, che è la punteggiatura. Possiamo sconvolgerla, possiamo per esempio non tenere conto delle virgole, non tenere conto del punto, tenere conto di, per esempio, di una pausa e metterla in un punto dove non c'è né un punto né una virgola né un altro tipo di segno. Questo per man mano che leggiamo, e ci sono molti attori, molti lettori anche di documentari che riescono a imprimere un ritmo interessante al di fuori di qualsiasi regola di punteggiatura. Questo troverete anche questo negli esercizi da fare in 150 strade.